Ciao a tutti ragazzi, puntata insolita, beh insolita perché di solito nuvole ballerine, cacchio è tornato nuvole ballerine, mannaggia la miseria nuvole ballerine, abbiamo fatto due tre puntate e tra l'altro non mi ricordo neanche di che cosa ho parlato in quelle puntate. E quindi rischio di parlare di nuovo dello stesso fumetto? Spero di no! E quindi dopo aver, perché volevo, per gli acquisti fumettosi questa è la location, per le recensioni questa è la location, però per nuvole ballerine volevo usare una location più informale, non lo so, del whisky su una poltrona, sorseggiando un whisky e bevendo un sigaro, no, sorseggiando un whisky e fumando un sigaro, invece niente, poi di sotto è un macello, c'è mio figlio, strilla con l'Xbox, quell'altra gnappetta che strilla, insomma, e quindi mi sono rifugiato qui su nel mio antro, con alle spalle tutti i miei fumetti, una parte dei miei fumetti, me sto organizzando per la strada, per la video collezione di Tex, video collezione di tutti i fumetti insieme. E insomma, io diciamo che posso partire con questo perché l'ho letto ieri sera e quindi sono sicuro che di non avervene parlato perché l'ho letto ieri sera, quindi. E sto parlando di Starving Anonymous. Storia di Yu Kuraishi. Art, quindi disegni di Kazunabe. Original concept di Kengo Mizutani. E guardate la copertina, è insomma abbastanza inquietante. Vi faccio vedere anche il retro, è edito da Star Comics per 5,90€. Beh, intanto vi posso dire che per 5,90€ mi aspettavo una carta un pochino più stile J-pop, insomma un pochino più solida. Devo dire che la trasparenza delle, cioè se voi guardate, se voi sollevate, allora devo dire che quando sento la trasparenza della carta, sì, se tu ti metti così vedi cioè se lo metti contro luce vedi il disegno della pagina dietro, però mentre leggi non te ne accorgi, non ti dà fastidio, insomma, diciamo subito, partiamo dal fatto che non mi aspettavo una carta un pochino migliore, dai. I disegni sono un po' tirati così, non sono così, mi ricordano un po' l'attacco dei giganti, non so se voi l'avete letto, che cosa ne pensate, insomma un po' dinamici, un po' tirati così, qualche tavola fatta molto bene, qualche altra un po' tirata via, insomma non mi fa impazzire. Ma perché avevo preso questo Starving Anonymous? Tanto perché è un numero uno e voi sapete che sono matto per i numeri uno, e poi perché delle persone vengono rapite, anzi vi leggo la sinossi direttamente dall'albo. Il Giappone è stato colpito da un anomalo surriscaldamento climatico di origine ignota. Ie, si chiama così, Ie, come ti chiami? Ie, un liceale che sogna di diventare un pittore, viene rapito mentre sta tornando a casa con l'amico Kazu. Lasciamo perdere, me ne è venuta anche una battuta sul nome dell'amico, visto che li rapiscono, sono Kazu. Al suo risveglio si trova davanti alcuni esseri umani congelati e altri messi all'ingrasso, incapaci di intendere e di volere. Di fronte a questo spettacolo grottesco il ragazzo rabbrividisce, ma ben presto scopre che ulteriori atrocità vengono compiute nell'edificio. Ha così inizio un survival horror in cui è in gioco la sopravvivenza del genere umano. Allora, quindi devo dire che mi aveva intrigato questa cosa. Allora, intanto devo dire che, come dico spesso, quando mio figlio, appassionato di anime, mi dice la trama di qualche manga, di qualche anime, io gli dico, sì, i giapponesi non sono normali, perché ogni tanto veramente hanno questa vena di follia, e qui c'è una vena di follia, insomma, perché la parte, diciamo che la parte in cui questi esseri umani vengono ingrassati e allevati come carne da macello è la parte soft di questo albo, quindi immaginate insomma che cosa ci possa essere dentro. Infatti è un seinen. E allora non lo so, cioè nel senso, questo è uno di quei primi albi che tu lo leggi e poi dici e quindi, cioè nel senso, perché parla di survival horror, ecco, io già stavo, ero in dubbio se continuare o no, perché è veramente molto, cioè sembra quasi gratuita questa violenza, queste oscenità eccetera eccetera, però se è un survival horror vuol dire che allora continua, allora io sono attratto da tutti quei film, tutti quei manga, tutte quelle storie in cui
ci sono un manipolo di eroi che cerca di sopravvivere e di scappare, tutti dentro una fabbrica, tutti dentro un cubo, tutti dentro un'astronave, tutti dentro una grotta, insomma avete capito. Quindi credo che almeno il secondo numero lo prenderò, secondo, terzo, cercherò di capire dove sta andando a parare e se vale la pena. Questo primo numero, sono sincero, mi ha lasciato abbastanza sconcertato. Mi ha lasciato abbastanza sconcertato perché appunto non si capisce, però è anche vero che, ripeto, come dicevo per Odessa a suo tempo, non si può giudicare un fumetto, non si può giudicare una serie di fumetti, appunto una serie a fumetti, dal primo numero. Non si può assolutamente, quindi guardate la sottocoperta, tutti sottocoperta, e quindi insomma dovrò dargli almeno un'altra chance. Devo dire, mi incuriosisce anche in parte, devo capire come va. Comunque insomma, non lo so se queste mie parole vi intrigheranno e vi porteranno a prendere il primo numero, o magari se l'avete già letto ditemi voi che cosa ne pensate. Perché ripeto, come dice il buon Andrea Galeazzi, grande youtuber di tecnologia, genialata o vaccata? Questa è la domanda che mi è venuta subito in mente, è venuta subito in mente lui quando fa appunto questa affermazione, genialata o vaccata, perché ecco, è uno di quei casi in cui tu dici, potrebbe venire fuori un manga clamoroso come potrebbe venire fuori una boiata clamorosa. Quindi vi lascio con questo... con questo quesito e andiamo oltre, perché prendo un numero a caso. Credo di non avervi parlato della mia nuova droga, perché è cominciata dopo l'ultima puntata di Nuvole Ballerine, e la droga si chiama The Walking Dead, di, lo sapete senz'altro perché si sta concludendo, sono anni che va avanti, di Robert Kirkman, e edito da Salda Press, con prezzi variabili, perché mi sembra dei numeri costassero 2,90, 3,90, 3,30, insomma. Beh ragazzi, io avevo visto la prima stagione del telefilm della serie e insomma mi aveva intrigato. Poi sono sincero, io non avendo Sky, non avendo scaricavo, e quindi poi non sono più riuscito a trovare le puntate della seconda stagione, ma alla fine avevo abbandonato. Però non mi aveva dato questa sensazione di droga, questa abduzione da fumetto, da serie, da storia, che dice oddio, non riesco. Allora io vado, li compro su Amazon, perché con 8,60 euro ne comprate 3, ti mandano il pack da 3. E quindi li sto comprando lì perché risparmio, ovviamente risparmio 1 euro, 2 euro, insomma, quindi alla fine della serie poi avrò risparmiato un pochino. E aspetto a leggerli, perché poi me lo tengo, poi la sera che mi metto lì è capace che me ne leggo 3 di fila, perché poi niente ragazzi, intanto è molto più crudo, ovviamente molto più crudo, molto più duro, molto più da adulti della serie TV. Io ripeto, sono rimasto alla prima stagione, ma già si vede dai primi numeri che è molto diverso, anche perché qui tu ci scrivi per un pubblico adulto e ci puoi mettere quello che vuoi, insomma, nel senso, una serie TV, se la fai come l'hai fatto questo fumetto, ma poi non devi avere bollini contro bollini, non avete nessuno, non te la pubblicano, insomma, quindi credo che, come qualcuno mi ha scritto quando ha visto sotto a un video, quando ha visto che stavo per comprare appunto The Walking Dead, mi ha scritto la serie, il fumetto meglio della serie. Per ora dico di sì. Sono arrivato al numero 9, ma ho già al piano di sotto già 10, 11 e 12, e quindi vado avanti, ovviamente la mia droga. E ragazzi, io ho aspettato tanto, perché l'avevo sempre sottovalutata questa serie, nonostante avesse vinto tantissimi premi, l'avevo sottovalutata, e adesso niente, ho scoperto che non ne posso fare a meno. Se per caso voi aveste fatto come me, mentre Starving Anonymous, vi dico, non lo so, provate, vedete voi, è il primo numero, mi ha lasciato un po' spiazzato, insomma forse se ne può anche fare a meno, ripeto, bisogna sempre vedere dove va a parare questo, ragazzi, e non ve lo fate sfuggire. Molti di voi l'avranno letto, lo staranno leggendo, lo collezioneranno. Chi non lo avesse fatto, chi come me lo avesse snobbato, beh ragazzi, recuperatelo, perché è tanta, 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 tanta roba, veramente tanta roba. Adesso sono curioso di vedere come va avanti, anche perché si sta concludendo e io avrò la fortuna di non dover aspettare.
quindi lo potrò leggere tutto di fila. Quando avrò voglia lo leggerò tutto di fila, perché è già stato pubblicato tutto. Mi sembra che manchino gli ultimi due numeri. Dovrebbe essere già stato pubblicato tutto. Credo che adesso a Lucca ci sia il penultimo numero, una variant, e poi la conclusione. Quindi ragazzi, non ve lo fate sfuggire, The Walking Dead, assolutamente, salda presso. Poi vi volevo parlare di questo fumetto, che magari voi non conoscete, perché non lo conoscono in molti questo fumetto. Questo fumetto si chiama Dylan Dog. Questo fumetto si chiama Dylan Dog. E ovviamente stavo scherzando, ragazzi, per chi fosse un attimino rimbambito, stavo scherzando. E qui siamo a meno 4 alla cometa, giù ho anche gli altri, ormai ci siamo. Che dire? Io mi ricordo quando uscì Dylan Dog all'inizio, quando uscirono i primi numeri, mi ricordo che io ero già un pochino più grande, i miei cugini erano più piccoli, insomma, quelli intorno ai 12, 13, 11, 12, 13, 14 anni lo dovevano leggere di nascosto, si comprava di nascosto e si leggeva di nascosto. Pensate di che tempi stiamo parlando e di che cosa stiamo parlando. Perché? Perché i genitori, perché si era mosso tutta una cosa contro la violenza, è stato il primo fumetto contro che parlava esplicitamente, almeno di massa in Italia, che parlasse esplicitamente di violenza e di horror. E quindi non volevano darla ai bambini, quindi mi passi Dylan Dog, era un po' una cosa sotterranea, e devo dire che secondo me poi, anche complice la bellezza dei primi numeri, questo proibizionismo, questo solo per adulti, questo solo per grandi, eccetera eccetera, ha scatenato secondo me un successo clamoroso, quello che poi l'ha portato al 400esimo numero, che uscirà fra un mese, due mesi, e cioè entro la fine dell'anno, insomma. E io la volevo tutta, l'ho venduta, l'ho ricomprata, l'ho rivenduta. Lo so, vi ripeto 10.000 volte la mia storia. Adesso spero di non perdere più la testa, perché i fumetti sono una parte integrante della mia vita. E quindi non lo so se li recupererò prima o poi tutti quanti. Magari comincerò a recuperare, magari faranno un'ennesima ristampa e allora ricomprerò la ristampa. Anche perché ormai, dopo averle vendute due volte, dopo aver venduto due volte completamente tutta la mia collezione di fumetti, non sto più tanto attento a prima serie, seconda serie, inedito, cioè se al valore, al pezzo da collezione, ma sto attento. Cioè se da domani mattina dovessero fare una nuova ristampa di Dylan Dog, io comprerei quella e non andrei a recuperare gli originali. Per averli nuovi, per belli, carini, non me ne frega niente. Cioè ormai l'ho venduta, ce l'avevo gli originali, ho due numeri uno. Tutta la serie originale, almeno fino al 2300, quando l'ho venduto la prima volta, con due numeri uno originali. Niente, ho venduto tutto, poi li ho ricomprati con numeri originali prima di stampa, ho rivenduto tutto. Quindi adesso a mettermi a recuperare, preferisco avere il fumetto, preferisco leggere, avere l'opera in sé come opera, al di là del collezionismo. Poi certo, quello che esce nuovo lo prendo nuovo e sarà da collezione, cioè non è che è schifo, però andarla a recuperare, insomma, avete capito. E dove siamo? Siamo a due numeri dalla cometa. Siamo a due numeri dalla cometa e devo dire che io avevo sospeso. Ecco, il preambolo era perché avevo sospeso per anni Dylan Dog. Avevo sospeso i fumetti e quindi io ho avuto una parte, soprattutto quella dove dicono che non fosse proprio bellissimo, in cui io non l'ho più letto. Non l'ho più letto, ma sentivo amici fumettisti, amici lettori, amici collezionisti, eccetera, eccetera, che dicevano appunto Dylan Dog è morto, lo dovrebbero chiudere perché si sta trascinando, eccetera, eccetera. Dopodiché hanno dato tutto in mano a Recchioni. E hanno dato tutto in mano a Recchioni, che ha cercato di dare una svolta e quindi ha mandato, credo sia stato lui oppure prima di lui, e poi lui sta continuando a dare una svolta, ma credo sia da quando ce l'ha in mano Recchioni che lui ha mandato in pensione Block. Poi però, dovendo creare la serie Old Boy, in cui appunto Block è ancora il commissario, insomma, capito? Cioè, come a dire, cioè, se fai un cambiamento, se vai a toccare un mostro sacro, perché dopo Tex, credo che sia il secondo in vendita come Bonelli, numero di vendite, se vai a toccare un mostro sacro come Dylan Dog, o non lo tocchi, o se lo tocchi te ne assumi le responsabilità fino in fondo e ti giochi il tutto per tutto. Fai una serie, poi fai quella parallela dove lui è ancora così, quindi per i nostalgici. Non mi sembra che ci abbiano le idee molto chiare. Poi è venuta fuori questa cosa della cometa. Queste storie della cometa, qualcuna, io ho cominciato a ricomprarlo dal 393, quindi meno 6 alla cometa, giusto? Meno 7 alla cometa, 7, 3, 10, 400, ce la posso fare. Ho cominciato a ricomprarlo da meno 7 alla cometa e devo dire che alcuni numeri c'entra la cometa, altri, cioè, nel senso, si ricordano di dire che c'è questa cometa, tanto per dargli
un senso di continuità, ma non c'entra niente la cometa, quindi sono un po' slegati tra loro, non mi sembra ci sia un grandissimo filologico. Se non che, adesso colpo di scena, nel 399 Dylan si sposa. Ma non staremo a fare una... Dico, non staremo a fare una cavolata? Arriva questa meteora, e secondo me la meteora sarà, segnerà il punto di o Dylan Dog muore o Dylan Dog si rialza definitivamente. Ho pensato anche oggi in un lampo così, ho pensato, pensa, nel 399 si sposa, nel 400 la cometa devasta tutto, muoiono tutti, finisce il genere umano, orrore totale, finisce Dylan Dog con il numero 400. Che ne pensate? Secondo me potrebbe non essere una cosa da buttare via, insomma. Però non credo che perderanno le 200, 300, 500, 300, 200 mila copie che vendono al mese. C'è ancora un'ottima tiratura e la gallina va spremuta finché appunto continua a fare le uova. E quindi hai tolto Block, poi avrai fatto la serie Old Boy. Lui è un Don Giovanni, quindi è solitario, sta lì che suona il flauto, e sta col suo assistente così. Si sposa, quindi si sposa. E Groucho che fine fa? Vive con lui, quindi fanno record terzo incomodo. Come la mettono questa cosa? Quindi snaturi di nuovo il personaggio? Per la seconda volta cambi tutto, modifichi e poi arriva la cometa? Insomma, non lo so, ragazzi. Io negli ultimi mesi e i prossimi, secondo me, saranno decisivi per capire appunto se stiamo facendo una cavolata, se stanno facendo una cavolata o se magari hanno avuto l'idea geniale e Dylan Dog rinasce in un'altra forma. Non lo so, io propendo più per... stiamo a fare una cavolata. Propendo più per non ci stiamo capendo niente, come c'è, cioè, presente metafora calcistica, quando uno dei due allenatori che sta perdendo va in tilt e comincia a mettere attaccanti, e quindi alla fine ti ritrovi con 5 attaccanti scoperto dietro, ma non si vincono così le partite, cioè non si recuperano così le partite, non è che più attaccanti metti e più, capito? E quindi lì quando perdi la testa, quando cominci a non capirci più niente, sbarelli e saltano gli schemi e fai delle cavolate. La mia sensazione da lettore della prima ora di Dylan Dog è che non ci abbiano le idee molto chiare. Non abbiano le idee molto chiare, ripeto, o mi sorprendono nel 399 e nel 400, con gli ultimi due numeri fino ad arrivare al 400 mi sorprenderanno e sarà una svolta epocale e dirò bah, wow, oppure c'avevo ragione io e che lo chiudano o che lo continuino sarà una boiata. E quindi niente, volevo sapere voi che cosa ne pensate. Questa non era più una recensione, ma era un due chiacchiere con voi e una recensione nel senso recensiamo la cometa, recensiamo questo momento di Dylan Dog, e che ripeto, poi questi albo a colori con delle storielle insignificanti, non lo so, non mi convince, ragazzi, non mi convince, e non mi convince, sono sempre legato a questo personaggio. Potrei anche fermarmi con il 400 e poi andare magari a recuperare quelli vecchi, vedere piano piano se non fanno una ristampa, recuperare quelli vecchi e andarmi a crogiolare con le storie vecchie. Ditemi che cosa ne pensate di Dylan Dog. Di che altro vi posso parlare? Non lo so, perché sto improvvisando, è tutto live, sto improvvisando. Di Odessa ne abbiamo parlato, non mi dispiace. Di che cosa possiamo parlare? Di che cosa possiamo parlare? Vi posso parlare di One Punch Man. Non so se vi ho parlato di One Punch Man. Ho letto i primi due numeri, ho già di sotto il terzo, pronto in rampa di lancio, e non mi ricordo se vi ho parlato di One Punch Man, però devo dire che insomma è sottovalutato. Forse abbiamo parlato del primo numero, sono arrivato al secondo, devo leggere il terzo. Continuo ad avere la mia opinione, cioè che sia abbastanza particolare e geniale e che molti scambino la sua semplicità e la sua linearità per banalità. Questa è la mia sensazione, anche perché leggo le recensioni degli altri youtuber dei numeri che sono attualmente credo 18, 19 eccetera eccetera, e ne parlano gran bene, quindi avevo ragione. E niente, ho un sacco di numeri uno di sotto, veramente tanti tanti ancora da leggere. Ho cominciato anche 20 Century Boys, ho letto il primo numero e... ho letto questo. Questo non ve ne ho parlato, ragazzi, vi devo parlare di Ikari Man. Eccolo qua, questo era l'altro di cui vi devo parlare, che tra l'altro mi avete chiesto un parere. Ikari Man è lo stesso autore di Homunculus e di Ichi the Killer,
E ecco, questo qui, bellissima l'edizione di Planet, insomma, ottima edizione, bellissima la carta, tutto, non gli si può dire niente. E, i Carrymen, non lo so, ecco, lui acquista questi poteri, brevemente diventa elettrico, un po' elettro, entra nella rete e si trasferisce appunto tramite la rete elettrica da un punto all'altro della città. Intrigante, però meglio di Starving Anonymous, nel senso si vede che c'è un pochino più di ragionamento dietro. Starving Anonymous, almeno per il momento, mi sembra un po' buttato lì. Però anche questo genialato, vaccata, anche questo non lo so. Anche questo non lo so, bisogna vedere. Certo, ripeto, bisognerà comprare il numero 2 e il numero 3 almeno per vedere di che cosa stiamo parlando. Perché sì, il bullismo sono temi importanti, perché c'è il bullismo, lui viene bullizzato e quindi è un po' una rivincita questo suo superpotere. Però ripeto, bisogna vedere se si alza o se è un tentativo mancato, insomma. Ripeto, intrigante, comunque intrigante, perché anche il disegno, anche questo suo uscire dal corpo, insomma, non mi dispiace, non, cioè non mi è dispiaciuto. Poi ripeto, l'edizione è veramente fatta molto molto bene. Tra l'altro, se voi vedete, c'è un peso specifico tra i due notevoli, insomma, questo lo fa capire anche la carta e l'edizione. E quindi anche questo è un esperimento. Anche questo è un esperimento e non lo so. Voi ditemi che cosa ne pensate. Voi dice: noi veramente aspettavo il video tuo per sapere la tua, ma io vi posso dire la mia prima impressione. Poi da un numero non è che si capisca tantissimo, insomma, quindi dovrò vedere, insomma. Non mi ha, ecco, dall'autore di Homunculus, che tra l'altro i primi due o tre numeri mia moglie ha detto che gli è piaciuto molto, lo dovrò continuare a comprare almeno per lei, ma lo voglio leggere, insomma. Lei mi ha detto che gli è piaciuto molto, se ne parla di genialità. Qui non mi sembra che ci sia genialità, mi sembra un po' già visto, I superpoteri, divento elettrico, passo attraverso l'elettricità, c'era pure quell'horror di quello, non mi ricordo, adesso non mi viene, di quello che è appunto viene bruciato sulla sedia elettrica, ma si trasferisce nella corrente e cerca di vendicarsi. Insomma, non mi sembra così originale come storia, a meno che non prenda una svolta appunto molto molto originale. E insomma, quattro cose ve ne ho parlate oggi, eccole qua. E volevo ancora fare un appello, perché anche il buon Giovanni Dioguardi, tanto complimenti ufficialmente, già gli ho fatti sotto un video per aver raggiunto i 1000 iscritti, se li merita tutti. E lui mi scriveva: le tue puntate sono interessanti anche se io non leggo i manga. Non leggo i manga. Capisco che per una persona, cerca di capirmi Giovanni, di una certa età, ma nel senso mi ci metto anch'io, ci portiamo pochi anni di differenza, ecco, di un'altra generazione, il manga non fa parte della nostra cultura, non siamo cresciuti con i manga noi di cinquantenni, sessantenni, eccetera, eccetera. Quindi lo posso capire, però i manga ce ne sono talmente tanti, di talmente storie completamente diverse, cioè da adulti, seri, drammatici, di azione, eccetera, eccetera, che secondo me pescandone un tentativo potresti farlo. Giovanni, un tentativo potresti farlo. E parlando con Giovanni, parlo con tutti quelli che non leggono e non hanno mai letto un manga. Io ci sono arrivato a 48 anni ai manga, quindi non è mai troppo tardi, quindi non disperate. Ma provate, provate perché ripeto, e se no non avrebbero un successo mondiale che hanno, insomma, quindi leggetelo. Fatemi dire due parole ancora, poi sto preparando un video, spero di riuscire a farlo a favore delle edicole. Ogni tanto andate in edicola, comprate un fumetto in edicola, comprate qualcosa in edicola, comprate un giornale, intanto perché fa bene leggere, intanto perché per esempio ci sono i primi numeri. Oggi ho visto il primo numero di un libro di Nietzsche a 1,99. Quindi avete un libro di Nietzsche, di filosofia, quindi per farvi una cultura a 1,99. Uno già intanto può comprare i primi numeri, il primo numero di Jules Verne, il primo numero della mitologia nordica. Quindi potete farvi una piccola biblioteca, leggere, perché leggere è fondamentale per imparare e per migliorare il lessico e per migliorare appunto il vostro vocabolario. Quello che dico, soprattutto a chi è giovane giovane, leggere è importante anche perché chi legge poco, ve ne accorgete, perché quando parla usa sempre le stesse parole. Più usi parole diverse, più hai un vocabolario ampio e più vuol dire che sei colto, ma soprattutto vuol dire che leggi,
che leggi, e quindi perché quello che leggiamo lo immagazziniamo e quindi riusciamo poi a farlo nostro e a riproporlo. In determinate occasioni riusciamo a riusare dei termini o delle frasi che abbiamo letto in un libro. Quindi leggete, leggete tutto. Poi piano piano salite anche di livello, insomma, quindi magari partite con i fumetti, partite con dei libri più semplici della narrativa normale, poi magari arrivate a Umberto Eco, arrivate a Dostoevskij, non lo so, però leggete e soprattutto sostenete le edicole, perché le edicole sono un punto fondamentale di ogni comunità. Stanno chiudendo tutte, ma l'edicola, come il barbiere di zona, come la chiesa, quei punti di agribar di zona, sono quei punti di aggregazione, quei punti di ritrovo, quei punti fissi di un paese, di una città, di un quartiere. E poi gente che lavora e quindi se lo merita. E certo, magari non tutti se lo meritano, perché magari qualcuno è scontroso, eccetera, eccetera. Quindi leggete di più, leggete tutto, provate tutto, perché Walking Dead io l'ho scoperto tardissimo, i manga li ho scoperti a 48 anni, quindi proprio come apertura mentale, non solo nei fumetti, ma nella vita, provate, sperimentate anche le cose che pensate che non vi possano piacere. Voi le provate, poi non vi continuano a non piacere, ma le avete provate. Ma magari di 5 che non provate, 4 vi piaceranno, 2 vi piaceranno e scoprite 2 cose nuove che apprezzerete poi nella vita. Il pistolone è finito, il pistolotto è finito, non vi dico più niente. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Non sono proprio delle recensioni, sono appunto delle chiacchiere a proposito dei fumetti. A questo punto mi aspetto sui vari argomenti. Se vi fa piacere, ditemi che cosa ne pensate, fatemi una sfilza di commenti, ditemi che cosa ne pensate, apriamo un dibattito su queste cose. Magari le domande o le vostre risposte, poi io magari nella prossima puntata vi risponderò. Spero di riuscire a dare più continuità a Nuvole Ballerine. Se questo video vi fosse piaciuto, condividetelo con gli amici o con qualcuno che legge i fumetti. Se pensate ci possa essere qualcosa che possa interessare ai vostri amici, condividetelo, mettete un mi piace, perché il mi piace è un gesto semplice ma aiuta a crescere il canale, mi aiuta senza dover spendere niente, perché 8bit non vi ha chiesto, non vi chiede e non vi chiederà mai soldi, solo un like e magari una condivisione, un commento, quello che appunto sono le cose semplicissime, se vi fanno piacere, per sostenere il canale. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.